Nicola Grattieri, il potentissimo magistrato Nicola Grattieri, in un talk show televisivo Nicola Grattieri, diciamo così, che ha messo a tacere Concita De Gregorio, David Parenzo, relativamente al povero marocchino ucciso a Voghera dall'assessore leghista, ha messo a tacere potentissimo, ottimo magistrato Nicola Grattieri, potentissimo, in un talk show televisivo ha messo a tacere l'altrettanto potente Concita De Gregorio, l'ottimo David Parenzo, circa quel marocchino ucciso a Voghera da un assessore leghista. E Concita De Gregorio ha taciuto, perché si tace di fronte a un potentissimo magistrato, si deve sempre dar tacere, il potentissimo Nicola Grattieri. Solo che Nicola Grattieri è un potentissimo magistrato, ma io, Serafino Massoni, sono un potentissimo opinionista sul web. Per cui dico la mia, anche se a me non mi chiamano nei talk show televisivi, io dico la mia qua, sul web. Per cui me ne frego della TV, me ne frego dei giornali cartacei. Io dico la mia. Io dico la mia qua sul web, per cui qua parliamo di Nicola Grattieri, che ha messo a tacere, il potentissimo magistrato Nicola Grattieri, che ha messo a tacere la potentissima giornalista Concita De Gregorio e l'altrettanto potentissimo giornalista David Parenzo. Io voglio bene a tutti, che sia chiaro, Però quando Nicola Grattieri ha detto la sua giusta opinione, il potente magistrato, relativamente al fatto di Voghera, e io, se fossi stato Concita De Gregorio o se fossi stato David Parenzo, avrei spostato un po' l'argomento e avrei detto: senta, potentissimo magistrato Nicola Grattieri, quello che è successo a Voghera è una cosa triste, molto triste, per cui lasciamo alla magistratura pure il giudizio finale. Ma che facciamo? Che facciamo con le droghe? Il magistrato Nicola Grattieri avrebbe risposto: ma qua non stiamo parlando di droga, qua stiamo parlando del fatto di Voghera. E allora io, Concita De Gregorio, o io, David Parenzo, avrei implicato: e vabbè, possiamo parlare sia del fatto di Voghera che delle droghe. Perché ormai tutte le forze dell'ordine e tutta la magistratura sono tutte interessate allo spaccio di droga. Magistrato Nicola Grattieri, parliamo sì, del fatto di Voghera, ma parliamo pure di droga, perché ormai la magistratura e le forze dell'ordine sono tutte impegnate sulla questione della droga. E allora Nicola Grattieri avrebbe obtorto collo e detto: vabbè, parliamo di droghe. Per cui io, Concita De Gregorio, o io, David Parenzo, avrei detto: ma senta, magistrato Nicola Grattieri, ma perché non le liberalizziamo le droghe? Ma perché non le liberalizziamo le droghe? Ma mettiamole in libera circolazione nelle tabaccherie, nelle tabaccherie con la faccetta del monopolio di Stato. Come si fa con le sigarette, Santa Madonna? In libera circolazione, come si fa con i superalcolici, whisky, gin, rum, vodka, grappa, con la fascetta del monopolio di Stato? Così, così si aspettava la risposta del potente magistrato Nicola Grattieri. E lui avrebbe detto: Nicola Grattieri, ma no, ma torniamo sul fatto di Voghera, sul fatto di Voghera, torniamo. E io, Concita De Gregorio, e io, David Parenzo, avrei: no, 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 ci risponda, ci risponda.
si risponda sulle droghe. Perché non le mettiamo in libera circolazione, con la faccetta del monopolio di Stato, tutte le droghe, tutte, quelle leggere e quelle pesanti, nelle tabaccherie come si fa con le sigarette, oppure nei supermercati come si fa con i superalcolici, grappa, gin, vodka, whisky, rum, che sono venduti a litri e ettolitri con la faccetta del monopolio di Stato. Ecco come la penso io. Io gli voglio bene a Nicola Gratteri, eh. Gli voglio tanto bene a Nicola Gratteri, ma io sono Serafino Mazzoni. E al posto di Concita Di Gregorio e David Parenzo avrei spostato il discorso sull'altra situazione, capito? Bene, cari amici, bene, cari amici. Non so se mi sono fatto. Se mi sono fatto capire o se mi sono spiegato, casomai non mi fossi spiegato, fatemelo sapere che cercherò di spiegarmi meglio. A Nicola Gratteri, a Concita De Gregorio, a David Parenzo, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Masoni.